Mister, ti chiedo la tua analisi anche della partita, perché ascoltando anche le conferenze stampa, le analisi anche alle emittenti nazionali, c'è un plebiscito di complimenti per questa Udinese. Ti chiedo anche una tua lettura della partita dove abbiamo visto una squadra, e secondo me questo è un aspetto importante, che ha approcciato molto bene ai due tempi e secondo me non era scontato nel secondo, soprattutto vista la situazione di svantaggio. Guarda, rigiro i complimenti ai ragazzi, a tutti, per l'atteggiamento, la mentalità, un'identità che stiamo ricercando con sempre più convinzione e che ovviamente i risultati aiutano a portare avanti. E quindi quello che ci siamo sempre detti dal primo giorno è non vinciamo le partite, pareggiamole o vinciamole, ma l'atteggiamento deve essere di una squadra che non molla mai, cioè fino all'ultimo momento, finché l'arbitro non fischia, si può riagguantare i pari, dal pari andare a vincere oppure stravincere. Quindi Proprio in virtù di questo mi aggancio. Hai pensato anche proprio di andarla a vincere? Perché l'Udinese è stata superiore al Milan, come è stato universalmente anche riconosciuto. La parata di Maignan ha strozzato un bell'urlo in gola, no? sì, ha strozzato un bell'urlo. La speranza di vincerla era nettamente inferiore alla volontà di non perderla, perché un pareggio a San Siro dà morale, dà forza, dà convinzione, dà spessore. E quindi Un toccasana anche per se il veniva cammino. ce lo prendevamo, ma siamo felici così. E sarebbe stato ampiamente meritato. Ti chiedo anche qualcosa sui i cambi che hai indovinato, perché senza voler andare nel dettaglio dei singoli, perché so che non ti fa piacere, però Pereira e Udoje hanno avuto un ottimo impatto sulla partita. Erano due giocatori reduci da problemi fisici che si vede che stanno tornando. Quindi quando non mi dici dei cambi vuol dire che li sbaglio. No, 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 assolutamente. Hanno dato le risposte che mi aspettavo. Sono contento di chi ho levato, perché Makengo ha fatto un primo tempo di grande fatica, di grande atteggiamento. È un giocatore che trova la qualità nella quantità. La decisione di cambiarlo era perché secondo me il Milan stava calando. E quindi un giocatore di qualità come Pereira che va a rallentatore con la palla ai piedi ci poteva essere d'aiuto. Udoje è bravo perché è entrato, ho visto il giocatore che tutti abbiamo negli occhi. No, E non ha segnato di mano, diciamolo, perché non sembra non ha segnato di che. mano, ma anche se avesse segnato di mano ha segnato, Non quindi è questo il non è caso, così il quindi. caso. Non è così il caso. Zieler ha fatto un'ottima partita, è stata una scelta solo per avere più propulsione in avanti, finito. Dal punto di vista dell'atteggiamento, avevi detto ieri dovremmo essere perfetti. Penso che ti è arrivata una risposta di quelle che fanno piacere, no? Sì, quando dico perfetti, la perfezione, adesso per fare filosofi, visto che mi hai fatto questa domanda, ti rispondo, è sbagliare. E quando sbagli, capire cosa è sbagliato, non ripetere l'errore o cercare di evitarlo la volta dopo. E credo sia una cosa che con la partita con la Lazio e Milan sono state di risposte alla partita precedente, dove abbiamo mantenuto il nostro equilibrio, la nostra identità, la nostra voglia di vincere, ma con identità, senza. Bravo. Strafare.